Ragazzi, ehi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova location, in questo nuovo posto marittimo, ragazzi. Bisogna star bene, fa piacere spostarsi, non stare sempre a casa. E quindi ho deciso di andare a fare un giro in mare oggi con voi. Siamo qui con la Chiara, la nostra nuova assistente. Però mi raccomando, non ti svestire, okay. perché se ti svesti è la fine, io te lo dico subito, eh. Non ti svestire! Allora, ragazzi, oggi voglio inaugurare una nuova rubrica che si chiama... Come si chiama? Musica... Come non sapete? Ma... No, ragazzi, licenziamo, ragazzi. Non si era deciso come chiamarla in realtà. Ragazzi, scrivete licenza. Ora mi dovete dire. L'avevamo deciso in realtà. Sì, io avevo detto si chiama musica hipster per persone molto Tumblr. Come si chiama? Musica hipster per persone molto Tumblr. Oh yeah, ragazzi, oh yeah. Perché la fotografia non è solo macchine fotografiche, obiettivi, tutti questi pezzi meccanici che arrivano da fabbriche cinesi. No, ragazzi, la fotografia è vita, è ispirazione, emozioni, quindi anche musica, perché la musica è una grande ispirazione per me. Ci permette di ispirarci, di calarci in determinate realtà, di provare determinate emozioni, siano felici o tristi, insomma. Ho deciso, ragazzi, insieme alla Chiara, di iniziare questa rubrica sulla musica. Se vi fa sta male, pigiare muto oppure pigiare nelle orecchie per tapparvi, per non sentire. Siamo qui con le cuffie e quindi scegliamo subito il primo artista. Almeno il primo artista ce lo puoi dire. Okay. Non ti voglio neanche il primo artista. Si chiama Isakov, penso si pronunci così. Sì, ma non è che si chiama solo Isakov. Non mi ricordo il resto. Cioè, come se dici si chiama Matteo. Aspetta, mi leggere. Allora, Gregory Alan Isakov. La prima canzone che abbiamo scelto per voi, ragazzi, si chiama Big Black Car. E quindi ascoltiamola insieme e sentiamo se fa piacere. Allora, questa è bella location, ragazzi. Musica giusta, rilassante. Sappiate, io a questa rubrica non guadagnerò un cazzo, perché c'è il copyright sulla musica e quindi non posso monetizzare, ma monetizzeranno loro. Piacevole, rilassante. Poi non sappiamo cosa cazzo stia dicendo, però lo stesso ci dà delle piacevoli emozioni. That we know of love and all. Questo è proprio da relax, totale. Sì, relax. Ma come foto di ispirazione, ecco, fa una passeggiata con questa musica. Vorrei sentire meglio. It was all that I had. Hope was a letter I never. Fa piacere. Ragazzi, sentiamo un altro pezzetto di un'altra ora. Come si chiama questo? The Gambler. Gambler. Death Sea, ragazzi. Siamo nel posto giusto per questa canzone. E Gambler cos'è? Sei un gambler? Non sapete che cosa vuol dire? Bound and aimless at the. Cazzo di rubrica, ragazzi, sembra neanche cosa della canzone. Ma io, ragazzi, non voglio fare finto intellettuale nei video e sa tutto. Cioè, io ammetto che come gran parte delle persone non è che uno ascolta canzoni e poi sa tutte le parole. Uno deve lasciarsi trasportare dalle emozioni. Come, che significa? Giocatore. Ah, giocatore. Time will tell, il tempo ce lo dirà. Dio bene o Dio giusto? Giustamente bene. Questo venticello, ragazzi, fa veramente piacere sentire questa canzone. Good vibes. The grain again. The bells began to chime. Comunque bisogna esplorare anche i musicisti. Esplorare sempre. Time will tell, she'll see us through. Ma ragazzi, passiamo al prossimo artista, non voglio farvi addormentare. Ora magari Chiara trovaci un artista un pochino più attivo, ecco. Vai con la traccia. DJ. C'è un movimento punk nella foresta. Lucio Corsi. Ah, interessante. Conosci? Gli alberi con i capelli verdi sulla testa. L'ho scoperto facendogli delle foto una serata, con un suo concerto, mi chiamarono a fare le foto. Viste dalla guardia di finanza. Ragazzo toscano, queste canzoni richiamano molto la natura, gli animali. C'è un movimento punk nella foresta.
incredibile. Senti, verdi sulla testa. C'è un movimento punk ai limiti del bosco. Fantasia, lui lavora molto con la fantasia. Cioè magari a volte ho la nausea degli umani. Mi metto a sentire la sua musica e mi trasporto nella sua realtà. Ecco, io l'ho scoperto con questa canzone. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena. Cioè, che raccontate di questo bambino che andando sull'altalena viene sparato via e quindi tutti si chiedono dove sia finito, no? E sentite un po', ragazzi, veramente forte. Cioè, dici, no, cazzo, ma cazzo ha fatto avere un'idea così? C'è chi dice l'hanno preso gli extraterrestri e l'han portato sulla nave spaziale. C'è chi dice l'hanno preso i marziani per poterlo studiare. C'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'han portato in un campo fuori Roma. Le favole, sono tipo delle favole da bambino, no? Che da bambini noi viaggiamo tantissimo la fantasia. E poi però crescendo si va a prendere un po' questa dose. La sua musica ti riporta in queste cose, secondo me, no? Sì, un po' infantile, un po' naif. Però ora sentiamo cosa ci propone la Chiara. Arnalds. Allora, è un po' malinconica, sì. E questo artista islandese, quindi si ispira un po' tutta la natura. Bella l'Islanda, bella l'Islanda. Queste cose molto atmosferiche. Molto bella l'Islanda, però ragazzi, prepariamo i fazzoletti, invece da piangere. Da piangere un po', sì, sono un po' malinconiche. Fieramente, scusa. Io ci sono stata. Ah. Da rifare. Eri assistente di un altro fotografo? No. Questo è proprio super rilassantissimo. Qui è viaggi proprio mentali a go-go. Al manetto, ragazzi. Viaggiare. Come si chiama la prossima? Su. Eh? Io non so l'islandese. Ragazzi. Fuert Jordim. Vai con la prossima, sentiamo come si chiama, speriamo non sia un titolo islandese, se no è finito, ragazzi. Yeah. Te la do in inglese. Aspetta, te la do, no. Me la dai in inglese? This place was a shelter. Questo posto era un rifugio. Esatto, bravo. Io sono Mother Tom. Bella questa, vero ragazzi? In descrizione, ragazzi, vi lascio i link degli artisti che ho detto, almeno se volete vedere tutti, poi ve li vedete lì, insomma. Gli artisti di questa puntata. La nostra assistente Chiara ci ha scelto dei bei artisti, secondo me. Spero che questa rubrica possa farvi scoprire nuova musica, nuovi musicisti, nuovi artisti, perché secondo me la musica è una cosa molto bella, soprattutto per una persona che fa foto, che osserva la vita, che vive di emozioni. Ci vogliono continui stimoli, secondo me. Fammi sapere nei commenti, ovviamente, la vostra opinione, ragazzi. Buona, ragazzi, la rubrica è ormai finita, insomma, no? Quindi possiamo incamminarci. L'episodio di musica hipster per persone molto Tumblr finisce qui, ragazzi. Ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video. Keep your hand on the wheel and through it all.